E abbiamo parlato di bambini. I bambini che sono la cosa più bella del mondo. Perché diciamoci la verità, che ci sta più bello di un bambino? Ci sta. Chi ci sta, Dino? E madri. Io non so che devo fare, tu Cristian. Cioè parla poco, ma quando parla mi fa sempre i danni. Nel senso. Sono occhi, capito? Ho capito, vabbè. Il bambino è la prosecuzione della vita, stimare, il frutto dell'amore. Il bambino è gioia, sì, certo che è anche preoccupazione. Non si ferma. È anche preoccupazione, perché? Perché chi c'ha i figli lo sa. Oggi tirarsi un figlio non è facile, con tutti i pericoli che si annidano dietro. Oggi, specialmente poi se non dorme di notte. Chi è che ci ha avuto i figli che non gli dormiva di notte? C'è qualcuno? Lo sapete che vuol dire, eh? Io c'ho un'amica mia, c'ha sta creatura, 8 mesi, gli comincia a piangere alle 11 di sera, lascia aperta alle 5 del mattino. Alle 3 di notte, l'altra sera, la moglie gli ha fatto un marito, dai, mi alzo io che lo vado a cambiare. Un marito lui mi ha pennicato e ha detto, ci però se lo cambi, viene uno che non rompe i coglioni. No, perché io la mattina alle 7 ci faccio a fare, se tu non dormi, cioè capisci? Che poi i bambini, per carità, i bambini, educare un figlio, quanto è difficile oggi educare un figlio? Per carità, io forse sono l'ultimo che può dare consigli su come educare un bambino, perché io, nonostante l'età, non ho figli e a dire verità manco sono sposato, anche se sotto sta pandemia stiamo sempre assieme sul divano, me l'ha chiesto, sa. Ma detto, perché non ci sposimmo? Ho detto, mi piaceria tanto, ma chi ci se piglia non altri due? Ma per carità, ma i bambini, il bambino è una categoria, un'altra categoria di bambini, sono quelli che hanno sofferto forse di più durante la pandemia. Pensate a un bambino di 7, 8, 9 anni, 10 anni, non poteva stare a scuola insieme ai compagnetti suoi, gli amichetti, ma dovevano stare a scuola in DAD, solo a parola è brutta, DAD, didattica a distanza. Un bambino dietro un computer, dentro una stanza, dall'altra parte d'Italia, del paese, una maestra che gli fa le domande, il bambino che il computer lo svorda, che si mette le risposte, gli faceva le domande. A uno gli ha detto, quando vediamo un po' di storia, quando è morto Garibaldi, sto figlio lui, è morto, ma io non sapevo manco che stava male. Per dire, no? A un altro, vediamo la matematica, sul ramoscello ci sono 10 uccellini, un cacciatore spara, ne ammazza 3, quanti ne rimangono? Sto figlio lui fa, manco uno, come manco uno? Manco uno perché l'altro vola via. Oddio, sì, il ragionamento che hai fatto è giusto, però la risposta esatta in matematica è 7, perché 10 meno 3 fa 7, però mi piace come ragioni. A chi il bambino gli ha fatto, mai te ne posso fare una io di domanda? Prego. Su una panchina ci sta 3 donne, magna tutte e 3 un gelato, una lo lecca, un'altra lo moccica, e un'altra lo succhia. Secondo te, ma è, qual è quella sposata? La maestra ci ha pensato un attimo, gli ha fatto, ma dai, senza ombra di dubbio potrei dire tranquillamente quella che lo succhia. No, ma è, quella sposata è quella che porta la fede, però a me piace come ragioni. Un'altra dimostrazione che l'uomo è più scarso della donna, che la donna è più forte. Durante la pandemia il papà doveva stare 24 ore dentro casa con il figlio. Il papà non c'è abituato, perché il papà parte la mattina alle 7 e viene la sera alle 7. Un figlio se lo boccia tutto la madre. E infatti perché si dice che i figli sono delle mamme? Perché le mamme che gli fa i compiti, che gli risponde a tutte le domande che gli fa. Perché i bambini è curiosi, no? Mamma, perché? Mamma, ti immagini un padre? Babbo, perché? Babbo, per come uno si vuole buttare la finestra e ti ognavo più. Babbo, ma l'intelligenza io da chi l'ho piata, da te o da mamma? E tu mi sei piata da mamma, perché io non ce l'ho tutta. Però, se fai ste battute qui, devi stare attenti che moglie da non ti sente, perché dopo quella si incazza. Va domani la mamma, domanda al bambino, mamma, noi da chi discendiamo? Da Adamo ed Eva? Ma babbo mi ha detto dai scimmie, un conto a famiglia mia e un conto a famiglia dei babbi. Poi avete fatto caso a una cosa, i nomi dei bambini. Allora, tu come ti chiami qui? Matteo. Matteo. Cioè un nome italiano? Italiano.
chi è il papà e la mamma di Matteo qui? Cioè, oggi senti un nome italiano a un bambino, perché oggi con questi cinema americani, no? Come gli mettiamo nome i figli nostri? Brian, Michael, Kevin, Sean, Jonathan. Dennis, a me piace Dennis. Dennis perché quando tu la nonna lo chiama da lontano, che gli Luca come gli fa? Dennis! Ma tu a una nonna marchigiana gli lei la vocale da piedi alla parola? Ma i marchigianuati, specialmente qui Macerata, Fermo, la vocale ce la mettiamo anche quando non serve. Tu pia le vecchie che va alla messa, tante mica dice amen, dice amene. Ce se mette anche qua, tu gliela lei, è impossibile. Ma per carità, i nomi americani sono pur belli, ci mancherebbe altro, però se tu gli vuoi mettere un nome americano, prima devi vedere come fai il cognome. Perché se tu le cognome fai, che ne so, Fora Frate, non gli vuoi mettere il nome Brian Fora Frate o Kevin Fora Frate. Te rubia per culo tutti quando è grande, no? No, voi ridete, ma un nome sbagliato può pregiudicare la vita del bambino. Perché dopo un figlio di un amico mio ha girato a casa e ha detto: babbo, ma perché la maestra dell'asilo e tutti i miei amichetti li chiamano col nomignolo? Chi si chiama Marco Marchino, Paolo Paolino, Pasquale Pasqualino? E tu perché a me no? E gli ha detto: capisci quando sei più grande, Pompeo. Cioè, ragazzi, un nome. Poi una. Un'altra cosa che ho notato delle mamme, questa la devo dire, ogni mamma, ho scoperto che quando parla del proprio bambino ne parla come se fosse un piccolo Einstein. Ogni mamma c'ha il figlio che fa delle cose che gli altri non fanno. È una cosa che è anche divertente questa cosa qua, perché ovviamente il figlio è tuo, tu lo vedi come se fosse, che ne so, la luce dei tuoi occhi. Io stavo al mare l'anno scorso, c'erano tre famiglie con queste creature e faceva una confusione. A un certo punto una fa: mio figlio c'ha un anno, sa contare fino a 100. Un'altra: invece mio figlio c'è un anno e mezzo, sarà la tabellina del 2. Un'altra: mio figlio c'ha 18 mesi, che ne so, 2 anni, e sa tutta a memoria le canzoni di Gigi D'Alessio. Il signore faceva di lui, adesso figlio lui che non sta bene. Perché cresce male se canta Gigi D'Alessio a 2 anni. Un'altra, invece, e questo secondo me è il punto massimo, è praticamente una meta agognata da tutte le mamme, quando ti dice: io a mio figlio gli ho tolto il pannolino, fa la pipì da solo. È una conquista come Neil Armstrong quando mise il primo piede sulla luna. Perché? Perché figli, tu non gli devi più stare dietro a cambiare il pannolino, fa da solo, fa il corridoio e fa la pipì ambarà, e quindi tu stai più tranquilla, puoi adempiere ai tuoi doveri coniugali senza preoccuparti tanto del tuo figlio. Che però se gli è imparato a fare la pipì da solo, che il bambino cammina, quando fate quelle cose, che è la cosa più bella del mondo, dove un papà e una mamma che fanno l'amore, la cosa bellissima, chiudete bene la porta, perché se sta creatura bassa sente il limiagolì, i figlioli è curiosi, mette dentro la testa, guarda e domanda: mamma, che fai? Tu magari ognuno fa come gli pare, chi sta sopra, chi sta sera stava sopra, oddio la porta aperta, poi dopo si rapiglia sempre con un marito, perché non la chiudi mai, perché sempre col papà. Però che fai? Ormai ti ha pizzicato in flagrante, gli devi dare una spiegazione che sia plausibile, perlomeno la mamma. Niente amore di mamma, mamma sgonfia la pancia a papà che ce l'ha sempre gonfia, sta creatura di mamma è tutta fatica sprecata, tanto sia di argomenti mattine. Ciao Lando. Ciao Dino. Che vuole il caffè? No, un... un gradino per tutti, mi piace. A stola qui. Meglio un gambari. E quindi, vedete, un'altra cosa, per esempio, che sotto pandemia che a mia mamma mi ha un po' destabilizzato, è stato quando io non sono uno che come si dice, non sono molto social, no? Però ogni tanto quando sei sul divano che fai? Dice: guardi, che fai? Mica puoi guardare sempre la televisione. Eravamo diventati tutti cuochi. Ognuno che pubblicava che faceva una crostata, le vinci sgrassi, le lucertole arrusto, tutti quanti pubblicavano che voi, tutti quanti, perché? Stai sul divano, con moglie, tu giri, cambi canale, ogni canale c'è un programma di cucina. Ci avete fatto caso?
e c'è un programma che a me un po' mi ha destabilizzato, che è una persona che poi dalle parti nostre, non so se conoscete, si chiama Benedetta Rossi, l'ho fatto in casa per... E qui devo essere, qui è vicino, lo sta. L'ho fatto in... Io, guarda, io Benedetta Rossi è una donna che amo particolarmente, ma gli voglio bene veramente, perché molti la criticano, ma io vi dico una cosa, lei ha fatto della sua passione un lavoro, è diventata famosissima, e una cosa solo gli voglio chiedere, postai una volta, me ci incontrerò anche per sbaglio, no? Su una festa che verrà premiata come la donna dell'anno, la marchigiana della... Gli devo chiedere una cosa, Benedetta, io ti voglio tanto bene, ma veramente, te lo dico con il cuore, però tu devi sapere una cosa, quando stai dietro una telecamera, dall'altra parte ci sta milioni di persone che ti guardano, come qui, no? Io guardo qui, dietro ci sta... Io non voglio, tu non vuoi lì, ogni volta che fai una cosa, questa rigetta è facile, pina vaginella, popina giotola, è facile per te che fai che cucini tutto il giorno. Ma ci sta quelle come la compagna mia, che quando mi passa davanti la cucina trema, fa ah, che? Gli ho detto è la cucina, lì ci si fa da mangiare. Ma detto ma chi l'ha montata? Perché ci sono donne che non sono montate. Cioè tu non gli puoi dire a quel... Tu devi sapere che ci sta persone che non è adatte. Vieni in bocca e questo un giorno si... Ho visto Benedetta Rossi a fare una crostata, voglio fare una crostata. Ferma, gli ho detto. Vieni che scappa bene a essa, a farle fa essa la crostata, no? Dico, no, altri ci mi ha comprato un furno, cioè me devo, dico, è tanto buone. No, 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 io voglio fare, ci abbiamo pure il bimbi, perché io 10 anni fa gli regalai il bimbi, cercando di stimolarla. Niente, è diventato un oggetto d'arredamento. Udinimo sul mobiletto appena si bocca, gli ho molato il bicchiere, accende bocca e fa che è? Dico, niente, è una scultura di un artista contemporaneo, gli ho detto, quando muore vale una marca dei soldi, gli è pure che la cosa ci si cucina. E fa sta crostata, però era, però sta crostata, gli do un moccicoglio e tu guarda, se non era per sta marmellata che ci hai messo sopra, paria un foglio di compensato. Con che cazzo l'ho imbastata, che ci hai messo la breccia, che ci hai messo, manco con quindi, niente, non gli ci dava manco con, perché quando non si è portato, non si è portato, la sera la vista fa, i cosi, come si chiama, a pulenda. Ho fatto, ha visto a Benedetta fa pulenda, ci prova pure, ma che prova, a pulenda è difficile, gli ho detto, dico devi girargli, devi stare sopra, se no ti sembra loca. Dico, fa una cosa, comincia con la pasta in bianco intanto, no? Ma ha detto, no, no, opulenta, ha fatto opulenta, e quando gli è venuta dura ci mogli usare crepe di un terremoto dentro casa. Ha pigliato una ditta e fa un stucco, ma gli è stata rigetta, ma la rigetta. Nando la sera ha visto fare i gnocchi, ho visto fare i gnocchi, ma i gnocchi è peggio, i gnocchi, ci divertiamo di più se ci diremmo uno con l'altro, no? Tu, ha detto, no, no, è facile, l'ho vista, ha fatto sti gnocchi. Ne ha ficcati dentro l'acqua un cavare, blu. Quando l'ha tirati fuori, uno solo ce n'era. Per farli scappare, mi ha dovuto sbattere sulla cazzola, non scappava. Un panetto, perché il mandorlato malocco, ci rimo mangiati a fette, guardi una fetta di gnocchi, non le mangiava mai. A casa mia i gnocchi mangiamo con coltello e perché ma il massimo è stato quando mi ha fatto le vistecchette con la vistecchiera elettrica. La vistecchiera elettrica ci sta... A piastra che va appoggiata sopra le resistenze. A essa a piastra gli pareva un commercio. Ha tirato su a piastra, ma cotto, le vistecchette sopra le resistenze, se l'ha vinciate tutte. Ma se non si adatta, non si adatta. Allora, che posso, ragazzi, quando è così? Una petta, una donna con la zuppa delle umille, la zuppa delle umille che si è trovata sui supermercati, qua c'è tutto, no, che tu, tante, mando l'ammollo, devi fare. Dentro, io ho fatto sta zuppa, a un certo punto, mangiamo, buona, buona, come fai? Perché ci vuole, fate tutto, basta solo che fai tipo una carota e sera, olio, fai, stici un pochetto, ma si scema, ci metti un po' di rosa, fai, beh, non è uguale, ma come fai a essere uguale? Dio, ma dopo è anche tossico, dico tu con tre zuppe delle gumi mi ammazzi, porca puttana. Però che fai quando è così? O fai cagnara, oppure nuovi a pignà, a ultimo a cantare. Nuovi a pignà, c'è il mo alla banda di pignà, ma che ce ne frega. Dai e per forza ben, zisti per. Che semmai ma se fatica c'è quelli che guardano invidia, chi la s'accorcia ormai ce l'ha ribita e non gli basta mai di mucchia, ma che ce frega se sta gente strana, ce basta una serata d'aria buona e Peppe e Mirtina che persona
una musica che tutti fa cantare. Se te sfreghi un po' con me, dai e beh, io mi sfrego un po' con te. Forza per e c'è pare di parlà, insisti per la lampada di piglia. E se me vo, se me vo, se me vo, li sfrega tu. Dai e beh, dai e sfreghimi più su. Forza per senza aspetta di parlà, insisti per la lampada di piglia. Che non l'ha capita adesso? Adesso gliela spiego riga riga. Su sfregamento no, non è fatica, ma ancora karma mi ci sa da fa. Però sfregasse non è cosa strana, perché così lo vuole la natura. Se lo facciamo a tempo dell'ambata, sarà più bello e più ci gusterà. Se ti sfreghi un po' con me, dai e beh, io mi sfrego un po' con te. Forza per e ci pare di ballà, insisti per la lampada di pigna. Se me mo, se me mo, se me mo, li sfrega tu. Dai e beh, dai e sfrega di su. Forza per senza aspetta di ballà, insisti per la lampada di pigna. Pignari, grazie. Grazie. Allora, poi dopo di noi ci sarà musica con due ragazzi che già ho capito, ho sentito, che sono veramente bravi. Sono veramente sì. Bravi, quindi anche voi che avete una certa età, fermatevi un pochetto, se sì. C'avete fritto, qui Steve fa scaldare, fa, eh. Allora, come si chiama Lollo, eh? No. Alessandro? E lei, Alessandro, 17, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi io volevo un attimo concludere facendo un pensiero su un'altra categoria di persone che sono sicuramente un'altra categoria che ha sofferto tantissimo, sono le persone anziane. Le persone anziane che ovviamente durante la pandemia hanno sofferto tantissimo, perché immaginatevi voi una persona di 85-90 anni che deve stare dentro casa, che piccia la televisione e che dici a sti stronzi dei giornalisti, muore solo i vecchi. Dovrà tempo di grazie, dicono. C'è uno che sta dentro casa 85-90 anni che magari è mezzo mezzo, cioè, e gli fai via il colpo, no? Tutte parole incomprensibili, RT, e bond, spread, BTP, BC, e cicli, tutte sigle, parlavano con tu un vecchio, che ne sa, se un vecchio magari c'è quelli che 80 anni fa ha fatto la terza elementare, grasso che cola. Che ne sa che queste cose? Tutte sigle. Ho incontrato a Umberto dopo che si poteva uscire col distanziamento, quando c'è stata sta cosa degli americani che è venuti via dall'Afghanistan, che è ritornati tutti questi terroristi. Io ho fatto: Umberto, tu che ne pensi dell'ISIS? Ma ha detto: a me mi ha rotto i coglioni tutte queste tasse. Ha detto: beh, guarda che l'ISIS è il terrorismo. Ma ha detto: beh, perché le tasse che? Ma perché il vecchio c'ha sempre quella saggezza, capito? Quella... E quindi. Ho incontrato Antonietta dentro il supermercato. Antonietta, come sta? Bene, bene. Oh, sai che oggi si è alzato il PIL? E tu vedi tu a mio marito manco qui lì, si è alzato il PIL. Una persona anziana, ma come fa una persona anziana? Ma veramente, io mi sta sul cuore un po' adesso con tutte queste tecnologie, tutte queste cose. Non è una persona anziana che va su un ufficio, quanta difficoltà c'ha. Devi riempire il modulo, nome, cognome, codice fiscale. Un vecchio, se non se l'ha portato, se può ricordare un codice fiscale, uno di 85-90 anni. Tutte caselle, sposato, nubile, sesso. Umberto non sapeva che scrivi, c'è Barzotto. Niente, non a moglie sull'altro foglio ogni tanto, raramente. Ma c'hanno difficoltà, mi nipote la nonna gli ha fatto: nonna, per Natale ti compro l'iPhone, e tu non spendi i soldi che a me mi sciucco parrucchieri, capito? È una cosa assurda. Allora, noi un amico mio al padre gli ha comprato il telefono con i numeri grossi, come si chiama, Dino? Brondi, bravo. Brondi, via. E c'è i numeri grossi. Brondi. E gli ha detto: babbo, quando tocchi uno chiami a me, quando tocchi due chiami a mia sorella, quando chiamiamo noi altri tocca verde. Gli spiegavano com'è. Però
ogni 10-15 giorni va da Angelo, Angelo si arriva al tabaccaio, a fare una ricarica. Sto vecchietto non l'ha doprato mai, 87 anni, dopo una quindicina di giorni va da sto Angelo e gli fa già così. Che vuoi? Che ne so, figli mi ha detto, devi fare una ricarica, dimmi che compagnia c'hai? Che compagnia c'ho? È 3 anni che è morta moglie, ma è stata per me. Ma un vecchio, hanno cambiato a Sappignano sul bancomat dell'ufficio postale, ci ha messo il bancomat quello che parla, quello che come te vicini, no? Come un distributore di sigarette che gli passi vicino te fa benvenuto nella mia tabacca, te fa tremare, ha messo sto bancomat che parla, andò a Garzolà, allora lo sapevo conoscenza, là. Che ha fatto? Calaccio dall'apio, era quel periodo che si entrava due alla volta, no? Io stavo in fila, vedo, riesco, andò con l'ape, cala dall'ape, non sapeva che gli ha cambiato questo coso. Come se vicino gli fa inserire la tesserina. Ma ha guardato Lando, ma che mi ha conosciuto? Mi sa decina, mettete questa tesserina, scegliere l'operazione. Si fiacca, io mi devo fare ernia al disco. Ma quanto hanno sofferto pure i vecchi. Sti vecchietti che quando si poteva uscire col distanziamento a pigliarci a tre vecchi, Umberto, Cino e Peppe, tutti e tre a sedere su una panchina stavano un pomeriggio che parlava, vedi, a passare la gente. Col distanziamento, uno su una panchina, uno su un'altra, uno su un'altra. Quando è meglio? A mo' surdi tutti e tre, te bloccavo. Io quando moro, me fai tremare. L'altro, invece quando moro io mi fai sotterrare. Il ladro, invece quando moro io con tutto rovi che mi sono abbiuto mi facete in bottiglia. Quanto soffrono sti pure i vecchi veramente. Un vecchio, ma tu per esempio che ne so, un vecchio che deve c'è all'ospedale oggi. A parte se va all'ospedale rischi che non urli di più. Perché ragazzi siamo arrivati a questo punto, io non posso già trovare perché mi metto, no, perché non vuole rotture di scatole. Cioè ragazzi, sembra così un po' troppo, Cioè è assurdo. Ma uno, a parte all'ospedale, una orda, anche se anche in tempi normali, tu una volta vi ricordate all'ospedale, per un appendicite stavi ricoverato un mese e mezzo. Adesso all'ospedale se ti caschi da un letto perdi un po', stupirti, Ma che schifo. Ma perché non vi ricordate? 40 anni fa, 50 anni fa, io, noi da Pignaccia servemmo all'ospedale di Treia, io quando mi sono fatto l'appendicite, cioè io 11-12 a me, faria prima, seconda media, non mi ricordo. Ragazzi, ti avevi ricoverato un mese, la capusala finché non c'hai la febbre a 35, non ti faceva scappare. Adesso è impressionante, adesso devi mettere i punti, vai a casa per telefono, ti metti aperto e dici guarda, sbucia qui, sbucia. Cioè, no Simone, io mi ricordo è stato un mese di vacanza, perché tu quando stai all'ospedale con l'appendice non è che stai male una giornata, poi dopo ti cominci a far calare piano piano e poi devi venire a trovare tutti gli amici di scuola, i parenti, non ci avevi la sensazione di star male. Quando è che pensai di star male? Quando devi venire a trovare una zia, quella zia che ci abbiamo tutti e quell'arda 1,40 m permanente biondo platino, naso aquilino, vestito nero, borsa nera, occhi di fuori, che te si metti a sedere da piedi un letto e ti guardava così. Allora lì pensai, cazzo, questo male forte allora. Che pariva una giuetta. Che postazia. Non è che ti domandava come stai tu. Ti cominciava a raccontare tutte le operazioni che si era fatta essa. Mi sono leata a Cistefellia, un diploma all'utero. Ma che me ne frega di quello che hai fatto tu? Perché però ti portava un regalo. Il regalo quando ammalati una volta, siccome stava ricoverato per tanto, si portava una sporta piena di viveri, gli si portava un chilo di zucchero, l'aranci, i fette biscottate, la salute, i fettini, la ferrochina, chi è che si ricordava la ferrochina? Perché c'era il ferro, ti dava forza, rosso antico, vov, liquore all'uovo che ci siete che te. E l'immancabile scatola di pastarelle Oreliete pastarelle dell'ammalati.
Se ci facete caso, si trova solo dentro i caffè degli ospedali e pasticcerie, non vedete, ne porta il figlio, se vuoi. E ora liete, se voi, se qualcuno è stato ricoverato da piccolo, 40 anni fa come, una scatola di Oreliete non l'ha aperta mai nessuno, perché mammi da come terapia che ti dice fermo, non ha cominciato che è il prossimo che sta male, gli è purtimo questo, c'era la miseria, no? La perucina ne ha fatte solo tre scatole di Oreliete, se guardate sempre le tre che gira, se guardate la data è del 1954, dentro non ci ha messo le pastarelle, ci ha messo la freccia, tanto lo sa che ne vai a prendere giù, a tu chi te le apre queste pastarelle? Funziona così, ma perché a parte all'ospedale un vecchio che va all'ospedale, i dottori di una volta all'ospedale di Treia, se tu c'hai una malattia ti spiegava con parole che tu potessi capire, nel senso ti diceva parole che quando tu riandavi dentro la cantina ai compagni tua che ti dicevano che ci udo, glielo sapevi spiegare. Adesso invece i dottori ti fanno cadere tutto il loro sapere, il loro studio. Una volta un vecchietto gli ha detto: ma siete sicuro, dottore, che ciò è quello che mi avete detto? E mette in discussione quello che dico io? Ho studiato 30 anni, sto vecchietto gli ha guardato, non te ci boccava allora, proprio. Perché? I dottori adesso ti dicono, lei ci ha avuto ti dà la spiegazione tecnica, un restringimento dell'aorta con conseguente trombo del ventricolo sinistro e quindi ha causato. Sto vecchietto va a casa, che ci udo? Non lo so, sono una madonna, ma sto male tanto, non lo so. Che... Oppure ti dici il nome scientifico della malattia, il nome con la radice latina. Lei c'ha avuto un ictus. Ma un ictus, i vecchi, ne ha fatti lì? A Pignà dice un ictise, un ippise, un abise. Il Luca ci va più vicino a un ipsilon. E ci si avvicina un pochetto. Perché è difficile, no? Invece 40 anni fa, i dottori ci avevano più sensibilità, sapeva che il vecchietto non gliela faceva di queste parole, quindi diceva che ci ho dottore, niente, ti ha piato una paralisi, dicevano. Quando sto vecchietto c'era sulla cantina, che ci ho ma piava una paralisi, ah, ma non è niente, sarà niente. Oppure, che ne so, lei c'è avuto un aneurisma, che ne sa un vecchio che è? 40 anni fa erano sbocco di sangue. Un vecchio c'era che ci ho uno sbocco di sangue, anche fratimo c'era avuto niente. Non era mai niente. Adesso sono i nomi perché tu non sai che significa e mette paura. Io, oppure che ne so, quando i vecchi vanno all'ospedale sui reparti, all'ospedale di Treia ce n'era tre, c'era chirurgia, medicina e ortopedia. Stop! E ostetricia quando uno doveva partorire. Quando aveva partorito le aveva scritta, via, quando arriva l'ultimo anno. Adesso vai all'ospedale di Macerata, 7.000 reparti ci stanno. Se ricover- che come fa a dirlo Peppino, un amico, un vecchietto, un figlio, un padre, un amico nostro, si è ricoverato un po' d'anni fa all'otorino laringoiatra. Tu a un vecchio di 87 anni fagli di otorino laringoiatra. Quando l'ho visto, ho detto Peppino come stai? E come sto adesso, sto meglio, ma mi ero visto brutta. Ho detto ma in che reparto sei stato? Ha detto sono una madonna, ha detto mi pare col motorino l'ho rincontrata. Ma... uguale. Che il motorino l'ho rincontrato, immaginata prima, stava al sesto piano, adesso l'ho portato al primo, mi pare. Che quando si era ricoverato figlio gli imparava, gli spiegava, babbo, quando vai di sotto a Piao Caffè, quando vengi su, lasciate che potete sotto a Piao Caffè, ci avete fatto caso, per esempio all'ospedale di Macerata, quando vai a Piao Caffè, che vai su un caffè, ma che cazzo l'ha vendata alle scale? Per un basso ecco, è lungo e per due è troppo. Io non come si fa a farla? Scienziati. Cioè io dico, ma perché dentro un ospedale le cose devono essere comode? Facciateci caso, non gli si fa a fare le scale, ogni tanto dentro tre punti. Gli ha detto quando vengi su va. Perché è così, capito? Cioè, hanno difficoltà anche sulle cose più stupide, viene fuori. Capito? Quindi, oppure che ne so, un altro nome di malattia che una volta si usava molto, adesso non si usa più. Adesso si usa emiparesi. L'emiparesi un po' d'anni fa, sapete che era? A sfumata. Gli abbia dato una sfumatella. L'emiparesi era quello che ti tirava un po' la bocca da una parte. Però te lasciava libero, non è che ti impediva. Adesso si chiama emiparesi, invece una volta gli abbiamo una sfumata, una toccatella, ma non è niente, se gli ha tirato un po' la cucca, ma dopo il piglia. A Pignà si andò, perché c'è avuto sta sfumata, io ero rimasto a sta cucca,
un po' di rata. E l'amico suo, Pagì, tutta la vita con le stampelle, lui a camminare. Che succede? Che quando giocava a briscola, tutti e due, c'era sto cazzo di Pagì, gli caricava sempre perché gli pareva che andò e cennava un treno. Un treno gli faceva, che cazzo carichi che non c'è un briscola? Ma come non c'è un briscola? Mi c'è nato un treno, che innamorati, sei un bacino. Cioè questi soggetti veramente esistiti, su paesi un piglia. Un giorno sto Pagì che portava con le stammelle gli ha fatto, andò, ho saputo una cosa. Chi ha saputo Pagì? Ho saputo che sul Monte San Vici ci sta un prete su una chiesetta che fa i miracoli. E allora? Allora ci mo su, hai visto mai che fa un miracolo, a me mi è come andare a mettere la bocca. Ma quando si scemo, ma che crede ai miracoli? E ha detto, guarda, andò, se non funziona avremmo fatto una passeggiata, tanto disgraziati siamo, disgraziati il malino. Io te ci vengo per farti contento, ma non ci credo a questi miracoli. Vambò su sta chiesetta di montagna, a mezza messa sto prete gli comincia veramente sto miracolo. E adesso è giunta l'ora del miracolo, è vero? Poi gli pare sta tutti a messa. Non saluti zitti, eh. Mi veniva un prete, però. Mi veniva un prete, mi sai. Mettiti in posizione di servizio. In posizione di servizio. Come mi ha detto Matteo, il mago, prima metti le carte in posizione, posizione di servizio. L'ho conosciuto già da 3 anni, adesso mi dice ciao, metti le carte in posizione di servizio. Allora, cominciamo. È giunta l'ora del miracolo, è vero? Cominciamo da voi due giù in fondo. E tu con le stampelle, è vero? Lascia le stampelle e cammina. E tu con la bocca storta, è vero? Vieni avanti e parla, parla. Sto andò gli si avvicina al prete e poi gli fa: oh, Pagì si è cascato! Ma quale miracolo! E questa è la canzone che si chiama Terra Mia, scritta dai Vinci Sgrassi tanti anni fa, parla della provincia di Macerata. Noi l'abbiamo riproposta per scherzarci sul mare. Tranquilla e vice. Sopra ogni cosa le chiacchiere se spreca, si parla di...
adesso è il momento di ballare, è il momento di Alessandro e Lele con la musica che alterneranno, musica italiana, vero, da quanto ho capito, e musica per ballare, per scatenarci. Grazie Panette, grazie di essere stati con noi, buona estate a tutti, nella vita regalate sempre un sorriso che non costa niente, ciao, grazie, buona vita e buona estate, e vai adesso! Signore e signori, Lando e Dino! Ci iniziamo a muovere, dai, 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 tutti in piedi, su, 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 su! Direi che ci siamo, direi che possiamo iniziare. Il giovedì notte, i primi suoni, Mr. DJ Alessandro Barboni!